Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo episodio di Limbo. L'ultima volta siamo rimasti in questo nuovo capitolo, diciamo, in questo nuovo settore, dove abbiamo due ascensori. Allora, qua bisogna innanzitutto capire cosa succede se mandiamo giù. Ok. E poi bisogna rimandare su per aggrapparsi, va bene. Quindi giù e su, perfetto. Ora giù. Per ora c'è quella cassa sospesa lì. Vediamo un po' a cosa servirà. Abbiamo il mitra, quindi ci servirà la cassa per logicamente schivare il mitra. Allora, ecco. Allora dobbiamo mandare su, attivare il mitra che ci fa scendere la cassa. Vai, spingiamo la cassa di qua. Non attiva il mitra. Perfetto. E che fa? Scava. Allora, qua abbiamo una base che si muove. Perfetto. Oh, attenzione. Attenzione. Si capovolge il mondo. Se andiamo avanti, cosa c'è? Andiamo avanti, cosa c'è? Spero non sia timerizzata questa cosa. Non c'è nulla, tipo. Non c'è un bene amato, nulla. Quindi si può tornare indietro. Stupido me che ce l'ho portato. Pure quella cordicella lì che sembra boh. Chi lo sa, chi lo sa. Andiamo di qua. Spingiamo questo fin dove possiamo. Dove possiamo? Allora, ci serve soltanto per portare, per salire su quella cosa praticamente. Quindi dobbiamo fare così. Salire. Ma davvero? Non mi dire. Non mi dire. Andiamo un po' sotto. Sotto. Mo muore sicuro. Sotto. Sotto terra. Archimedes sbloccato. Queste catene, mi ha detto il mio amico Costi che saluto, che queste cose che si rompono, se se ne trovano 5, viene sbloccato un livello segreto. Quindi non so. Vediamo un po' se le troviamo. Magari qualcuno l'ho anche già saltata, chi lo sa. Tutto. Cristo santissimo. È esplosa la testa. Ci protegge, perché secondo me dobbiamo puntare a tutt'altra roba. Fare così. Non ci ho capito un cazzo praticamente. Giù. Andiamo su. E andiamo giù. Saliamo. Afferriamo questo. Non credo debba andare giù. Questo penso che... sono abbastanza sicuro. Giù. Poi ci risalgo. Mi proteggo dai colpi. Ora spingo un po' qui. No! No! Ci difendiamo dai colpi. Spingo un attimo questo avanti. Ora andiamo qua. Oh, finalmente in un punto dove può succedere qualcosa. E qui infatti c'è un interruttore che spengo. Cade una cassa. Cade una cassa. Interessante. Cade una cassa lì. Che cosa possiamo fare? Riattivare di nuovo l'interruttore. E la gravità va su e la gravità va giù. Ah. Ah.
Quindi. No, per pochissimo. Devo lanciarmela di qua. Dai. 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 Cazzo, va pianissimo. Fuck! Fuck! Allora, giù. Ok. Ora ci portiamo questa. Ci portiamo questa. O no, non ci portiamo questa. Sì, ci portiamo questa. Perché poi quando riattiviamo dopo, secondo me, secondo me, facciamo così. Facciamo tutta la giostra della gravità e quello scatolone sale. Quindi quello scatolone sale e ci ritroviamo due scatoloni per poter salire, vai. Allora, uno qui. Sta tutto. Poi premiamo qua. Ed è uno scatolone che sicuramente va messo qui. Poi eccolo qui che è salito, come da pronostico. E ora abbiamo tutti e due gli scatoloni. A tutta di qua. Spingiamo uno qui e uno qui. Uno qua e uno qua. Oh no, ho sbagliato per pochissimo. Ok. Vai. Ok, perfetto, perfetto. Top, top, top. Scendiamo giù. E si va. Si va verso un altro interruttore. Di nuovo forza di gravità calamita. Questo che cazzo attiva? Attiva un altro qualcosa. Allora, vediamo. Ah, questo. Se facciamo così, saltiamo qua. Risaltiamo di qua. Non succede nulla. Io, boh, ci provo altri 5 minuti. Vediamo un po'. Forse devo far sbattere così tante volte da rompere quella corda. Che ho lasciato a metà, si è fermato. Ce l'ho fatta, si è fermato tipo a metà. Perché sale prima uno e poi l'altro, premendolo velocissimo funziona. Sì, praticamente a culo, sclerando, riesce a passarlo sto pezzo. Ok. Un quarto d'ora di tentativi. Il gioco si arrende. E andiamo all'ultimo enigma di questo capitolo. Immagino che è questa cosa qui. Una corda. Io salgo. Che what the fuck sta succedendo? Una corda. Corri, corri, corri. No, no, risali, risali. Dai, 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 dai. Non doveva sbattere, non doveva sbattere. Ah, no, un altro po'. Forse devo andare piano. Dai, 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 dai. No. Dai, 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 dai. Ora, corri, 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 corri. Vai, cazzo. Oh, no. No, 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 no.
Ok. Andiamo di qua. Oh, fuck. Morto. Giù. Oh, devo afferrare quella corda proprio al limite. Ma dove diamine? Ok. Oh, cazzo. Oh merda, ma questo è proprio tosto. Ah, però mi fa riapparire. Ok. Merda. Siamo qua. Salta! Oh, per un pelo. Ok, ora sotto. Devo imparare il tempo. Ok. Bene, scendiamo giù. Sulla O. Oeggio di qua. Oeggiamo di qua, signore e signori. Ok, la morte è qui, la morte è qui. Vediamo un po'. È a tempo? È a tempo e la morte è lì. È a tempo e la morte è lì. Quindi, se è a tempo e la morte è lì, noi dobbiamo furbescamente fare così. Fare così. Spingerla un po' avanti. Aspettare. Poi continuare adesso a spingere così. Ok. Oh shit! 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 Pochissimo. Ok. Qui facciamo così. Andiamo più avanti. Rispingiamo ancora. Ci andiamo sul sicuro, ci andiamo. Ultimo. Vai. Allora spingiamo. Saltiamo. Ottimo. Perfetto. Corriamo verso di qua. E saliamo. Che succede? Che lì finisce il magnete e veniamo sfondati. Molto interessante. Ma direi che con questo enigma del mitra e della calamita a tempo è tutto per questo episodio, quindi vi invito a lasciare un bel like e anche un commento. Fatemi sapere che cosa ne pensate del livello magnetico. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.